Bentrovati, siamo in compagnia di Franco Cevolini, presidente della società Energica Moto Company. Un piccolo grande orgoglio italiano. Sì, la società è stata quotata alla Borsa di Milano, mercato AIME, a gennaio del 2016. Questo ci ha consentito di raccogliere finanziamenti per partire con la produzione di moto elettriche, quindi completamente a zero emissioni, e vengono realizzate a Soliera in provincia di Modena. E oggi siamo qui a Fiumalbo per un test ride, per poter consentire alla gente di provarle e di prendere quindi contatto con questa nuova realtà imprenditoriale emiliana. Qualche dettaglio tecnico. Certo, si tratta di moto, come dicevo prima, full electric, 107 kW di potenza la versione più sportiva, la Ego, 200 Nm di coppia, e la possibilità di ricaricare da colonnine fast charge in 20 minuti all'80-85% della capacità della batteria, che è di 11,7 kW, e la possibilità anche di ricaricare invece da una presa di corrente tradizionale alla propria abitazione nel giro di 3 ore e mezzo quando la moto è completamente scarica. Come sta andando il mercato italiano per questo prodotto rispetto al mercato estero? Come siamo messi, come siamo piazzati oggi? Diciamo che l'Italia sconta un po' di ritardo nelle infrastrutture, quindi inizialmente abbiamo puntato soprattutto sul mercato nord europeo, Paesi Bassi, Olanda, Germania, Inghilterra, e poi dopo sull'America, e quindi Stati Uniti e Canada. Però ultimamente l'Italia, soprattutto con il nuovo piano di investimenti di Enel, sta investendo molto in quella che è la mobilità sostenibile, e ci sono ottimi segnali, e il mercato, diciamo, che inizia a reagire in modo molto, molto positivo. Certamente ecologia, ma parliamo anche di risparmio. Grosso modo, quanto costa un pieno, non di carburante, ma di energia? Beh, attualmente, considerando che in Italia abbiamo un costo che è tra i 0,20 e 0,25 kWh, di euro kWh, siamo tra i 2-3 euro grosso modo di costo se la ricarichiamo da casa. Cambia nel caso in cui facciamo dei contratti con Enel o altri fornitori di energia, nel caso in cui dobbiamo ricaricare sulle strade normali, però è decisamente più conveniente che l'utilizzo di un veicolo tradizionale endotermico. Rispetto alle moto tradizionali, necessità di tagliandi e controlli, se sì, ogni quanto? Sì, c'è un piano di manutenzione programmata, del tutto, diciamo, simile a quello dei veicoli a due ruote tradizionali. È chiaro che in un veicolo elettrico comunque in generale la manutenzione è molto ridotta, e alla fine si riduce veramente a poche ore, forse neanche in autofficina, per regolare quelli che sono i vari livelli dei liquidi di raffreddamento. Il motore è raffreddato ad olio, poi abbiamo del liquido di raffreddamento per l'elettronica di potenza, e quindi diciamo che sostanzialmente la manutenzione si riduce al controllo di questi elementi. Sono prevista la sostituzione delle batterie, se sì, a quanti chilometri? Le batterie sono garantite per 1200 cicli di ricarica completa, che quindi, considerando che l'autonomia media delle nostre moto è di 150 km, equivale a dire circa 180.000 km di durata utile delle batterie, che poi non è che si esauriscono, riducono la propria capacità circa l'80%. E a quel punto lì, a livello automotive, è consigliata la sostituzione. Però diciamo che una moto che arrivi a 180.000 km effettivamente è un'ottima percorrenza, quindi direi che non abbiamo problemi da questo lato. Per concludere, per chi fosse interessato a maggiori dettagli, che tipo di contatto, dove può rivolgersi? Beh, la cosa migliore è quella di andare sul nostro sito internet energicamotor.com, dove è possibile visionare tutte le informazioni relative ai nostri modelli. Attualmente abbiamo in produzione EVA SS9, EVA ed Ego, che sono tre modelli. La EVA, tra l'altro, è declinata in due versioni diverse di potenza, 107-80 kW. Nel sito c'è un configuratore dove uno si può ritagliare la moto in base alle proprie esigenze e ai propri gusti. Ringraziamo Franco Cevolini e complimenti. Grazie.